Siamo con la Presidente Roscini. Presidente, si dice che il pareggio non lasci scontento nessuno. È proprio il caso di dirlo, considerando che le sue ragazze si sono guadagnate di diritto lo scontro salvezza in casa con il pareggio di oggi. Sì, assolutamente sì. Abbiamo fatto una partita a dir mio mostruosa, nel senso che abbiamo saputo soffrire, la squadra è cresciuta tantissimo. Abbiamo rischiato anche di vincere con l'ultima occasione della Ceccarelli, però credo che le ragazze abbiano fatto una partita mostruosa e quindi credo che ci meritiamo di fare questo play-out in casa. E tutto fa ben sperare perché siamo cresciute moltissimo da 2 mesi a questa parte e abbiamo fatto delle gran partite. Quello che si è riscontrato è stato un leggero calo fisico, forse anche mentale nel secondo tempo? Ma sicuramente il problema è stato che loro sono comunque sia una squadra che ha 40 punti, quindi hanno fatto molto gioco, avevano le individualità molto preparate ed era una squadra molto compatta, quindi sicuramente ci hanno fatto soffrire all'inizio del secondo tempo perché volevano vincere. Però credo che anche questo sia dimostrato la nostra maturità perché abbiamo retto i loro attacchi. Elisa Monsignore, il portiere, ha fatto 2 o 3 parate meravigliose e quindi credo che questo sia di buon auspicio per le prossime gare. Con il risultato di oggi la Grifo Perugia si porta 5 punti sopra il Fiamma Monza, che era un po' lo spauracchio, diciamo, per le sue ragazze. Quindi ottimo anche il risultato, no? Tra Fiamma Monza e Torino. Assolutamente sì, perché in questo modo noi non dovevamo, in teoria, se il Monza avesse vinto dovevamo andarci a lottare, insomma, l'ultima gara doveva per forza vincere a Torino. Questo ci permette, insomma, di stare più tranquilli e di avere già la testa al 18 e quindi prepararcelo nel miglior modo possibile. Grazie. Siamo con l'allenatore delle ragazze della Grifo Perugia, Michele Scapicchi. Signor Scapicchi, una bella prestazione delle sue ragazze nonostante il pareggio. C'è da dire che hanno incontrato anche comunque una squadra molto determinata, una squadra che ha dimostrato di non voler mollare fino all'ultimo. Beh, sicuramente il Mozzani che aveva 20 punti più di noi, il doppio nostro, e penso che sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, tirata, combattuta, e abbiamo lavorato 1 settimana e siamo arrivate comunque oggi preparate a tutto quello che dovevamo fare. Penso che il risultato sia tutto sommato giusto, nel senso che era chiaro che loro avrebbero avuto più il pallino della partita e del gioco, ma abbiamo controbattuto e penso che abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni e anche abbastanza nitide, quindi forse un episodio l'avrebbe potuta sbloccare o un po' di precisione in più da una parte o dall'altra, ma penso che alla fine a noi questo punto ci riempie, insomma, di grande soddisfazione. Considerando il bel successo della scorsa settimana, come ha lavorato durante questa settimana con le sue ragazze anche per evitare che vi fosse un calo di concentrazione? Ma diciamo che secondo me siamo migliorate molto da questo punto di vista. Devo essere sincero, ultimamente non c'è nemmeno bisogno che le sproni a far di più di quello che è il normale, perché hanno capito quello che è la categoria, hanno capito quello che è l'importanza e penso che sul campo si veda, anche perché stiamo dando continuità anche con un paio di squadre che erano sopra noi e questo penso che i risultati parlino chiaro. Sabato prossimo vi aspetta il Torino? Sì, diciamo che se venissero confermati, insomma, i risultati che stanno arrivando dagli altri campi potrebbe essere una partita, diciamo così, ininfluente, in quanto abbiamo conquistato, seppur pareggiando, il diritto di avere la possibilità di disputare il play-out in casa. Questo ci dà la possibilità di giocare un domani anche per 2 risultati su 3. E penso che Torino però diventa una tappa fondamentale per continuare una crescita e per abituarsi a quello che deve essere l'obiettivo finale, cioè vincere il play-out. Quindi una squadra che si abitua a vincere arriva sicuramente all'appuntamento più importante, ancora più consapevole dei propri mezzi. Siamo con il portiere della Grifo Perugia, Elisa Monsignori. Il tuo ruolo a dir poco determinante. Anche oggi ho avuto l'abilità di non farti mai cogliere impreparata, per cui tutti i nostri complimenti. Comunque, come sfida, come ti è sembrata? Avete avuto particolari difficoltà? Ma sicuramente loro sono una squadra, insomma, di alta classifica e si vede dal gioco e da tutto. Ci hanno pressato fin dall'inizio, quindi non è stato semplice per nulla.
insomma, cercare di mantenere la concentrazione ai nervi saldi, perché comunque erano sempre, quasi sempre nella nostra metà campo. Noi abbiamo cercato di contenere, abbiamo fatto il nostro gioco, abbiamo avuto anche alcune occasioni, purtroppo sono sfumate, però insomma siamo abbastanza soddisfatte, perché anche a fine insomma, campionato è un buon punto raccolto, soprattutto in casa. Beh, sicuramente è una grossa gratificazione, no? Venite da un successo con la Lazio incredibile, che ha portato veramente ad un'euforia grandiosa, e adesso questo pareggio, che nonostante sia solo un pareggio, però vi ha garantito la possibilità di poter giocare poi lo scontro salvezza in casa, no? Sì, infatti noi diciamo puntavamo a questo, siamo riuscite su a Como a pareggiare, quindi già abbiamo lì avuto raccimolato un punto importante. Poi abbiamo vinto in casa con la Lazio e abbiamo centrato l'obiettivo, che erano i play-out. L'ulteriore obiettivo era quello di provare a giocare in casa, e insomma vediamo, ci siamo riuscite con questo pareggio, ci siamo riuscite e siamo ben contenti. Insomma, tutti gli sforzi che abbiamo fatto fin dall'inizio, pagando lo scotto della nuova, diciamo così, della nuova Serie A, insomma è stato gratificante. Due parole sull'ultima avversaria, il Torino, alla quale paradossalmente dovete essere debitrici, considerando che oggi ha battuto il Fiamma Monza. Sì, fino a un certo punto, nel senso che naturalmente ognuno fa la sua partita, ognuno fa i conti diciamo sul proprio campo, però è naturale che ci hanno dato una grossissima mano. Noi comunque andremo su puntando all'obiettivo, che sono i 3 punti, perché comunque sia non bisogna calare né da un punto di vista mentale né da un punto di vista fisico, perché poi dobbiamo arrivare ai play-out veramente cariche, perché lì ci si gioca tutto, è la partita finale, quindi lì veramente ci si gioca tutto. Eleonora Pederzoli, altra direi pedina fondamentale di questa Grifo Perugia, come ti è sembrata la partita di oggi, la prestazione tua e delle tue compagne? No, oggi fisicamente stavamo veramente bene e ce l'abbiamo messa tutta con il cuore e con la testa per raggiungere questo pareggio. Forse potevamo mettere qualcosa in più davanti alla porta, però non è arrivato, pazienza. Beh, comunque avete fatto una prestazione eccellente, direi. Certo non come quella con la Lazio, perché da lì poi si è scatenata un'euforia giustamente incontenibile. Adesso comunque fase play-out, vi siete guadagnate appunto lo scontro diretto in casa, direi che è un traguardo importante. Sì, è importantissimo per noi, soprattutto anche per il morale durante la settimana. Stiamo lavorando veramente bene in questa ultima fase del campionato, anche fisicamente stiamo veramente bene e cerchiamo di mettercela tutta fino alla fine. Come si può evitare il calo fisico, in parte anche mentale, no? Che si è obiettivamente un pochino ravvisato, soprattutto nel secondo tempo? Forse adesso quello che conta di più è la testa e l'anima in campo, e la fatica non si sente. Se veramente vogliamo raggiungere qualcosa di importante, la fatica è l'ultima cosa a cui pensiamo. Siamo con l'allenatore del Mozzanica, il signor Fracassetti. Cosa ne pensa della prestazione delle sue ragazze di oggi? Che Perugia vi siete trovati davanti? Ma noi abbiamo fatto una prestazione direi buona, le ragazze hanno creduto in tutti i modi di portare a casa i 3 punti, abbiamo creato moltissime occasioni, non siamo purtroppo riusciti a realizzare, ma le ragazze come impegno ci hanno messo tanto, ecco, abbiamo fatto un po' di confusione in alcuni momenti dove avremmo dovuto essere più tranquilli e allargare molto di più sugli esterni per andare al cross. Abbiamo avuto un po' fretta di fare gol, però la squadra comunque sotto il piano dell'impegno non posso dire niente. Come ha visto le avversarie? Ma le avversarie penso che si stiano preparando come è giusto che sia per i play-out, quindi oggi per loro è una partita di transizione diciamo, per arrivare ai play-out il meglio possibile. Hanno fatto la loro onesta partita, hanno cercato di portare a casa il risultato. Comunque la vostra è sicuramente una squadra che ha dimostrato grande tenacia, grande determinazione, e fino all'ultimo non ha voluto mollare. No, noi volevamo vincere per cercare di prendere il 6° posto, è un periodo che sta andando un po' storto sotto il piano degli infortuni, stiamo giocando sempre con 5-6 giocatrici fuori e anche oggi avevamo un po' di problemi, però le ragazze ci hanno messo l'anima e cercheremo di mantenere stretto il 7° posto.